Pandora avrebbe voluto dimenticarsi quel vaso, il dono di Zeus, ma i suoi occhi non sapevano come fare. Le mani con una carezza lo aprirono e tutto si rovesciò senza salvezza. Quasi. Buon anno, Fox. Che sia un 2013 di buone cose per tutti. Da parte mia, Barbara, e da parte delle donne di Pandora, ovvero Francesca, Carmela, Paola, Francesca, Miriam, Emanuela, Lina, Silvia e Livia. Credo di non essermene dimenticata nessuna. La prima puntata del nuovo anno, quindi, puntata numero 7. Ricominciamo insieme il nostro andare, zaino in spalla e vento propizio, anche se piuttosto gelido, però vento benevolo, che ci accompagna da un po'. Pandora ha fatto molta strada nei suoi primi 6 mesi di vita, non solo nel virtuale ma anche dal vivo, grazie ai reading che stiamo mettendo in scena da qualche mese. Sul blog trovate le pagine a loro dedicate con foto e video e se siete curiosi l'indirizzo è questo, pandoralestoriedelvaso.wordpress.com. Speriamo di potervi accogliere dal vivo in una delle nostre serate di Pandora, questo sì, e prossimamente allargheremo anche un po' la zona d'azione, quindi restate sintonizzati che le novità saranno tante. Però, qui dentro, dentro il vaso di Pandora, in questo luogo virtuale e tranquillo, ormai lo sapete che potrete sempre trovare il ristoro, magari con una tazza di cioccolato bollente o un tè o un vin brûlé a portata di mano, perché no? Insomma, restiamo qui insieme per il tempo di una storia, ok? Bene, io vi immagino ancora sonnolenti e pigri, almeno quanto lo sono io, visto che ci stiamo godendo gli ultimi giorni di riposo prima di ricominciare la nostra vita normale. E se vi trovate in un posto comodo, con la TV spenta, il gatto che vi dorme accanto e non avete voglia di muovervi, allora forse la storia che state per ascoltare vi piacerà. Vi trasporterà in una dimensione un po' particolare. Ammetto che ho fatto fatica ad accoglierla, perché pensavo avesse un ritmo troppo lento. Silvia Ruberti però ha insistito molto e alla fine mi sono arresa. Da quando l'ho sentita leggere per la prima volta la storia è trascorso qualche mese, però poi l'ho potuta ascoltare più volte in questa registrazione e mi sono dovuta ricredere per 2 buoni motivi. Prima di tutto perché la penna che l'ha scritta è quella di Gabriel García Márquez, mica uno qualsiasi, e poi perché Silvia sa dare a quelle parole esattezza e intensità tale che ci si trova inesorabilmente risucchiati nella trama semplice e disarmante, immersi in un'atmosfera inquietante, ve lo posso assicurare, e dal finale fastidioso. Vi è incuriosito? Allora passiamo alla presentazione dei protagonisti di questa puntata. La voce è quella di Silvia Ruberti, che ho incontrato in una serata del gruppo di lettura in biblioteca e che piano piano ho imparato a conoscere grazie alle passioni che ci rendono vicine, la lettura, la scrittura e l'arte nelle sue diverse sfaccettature. Silvia è una persona riservata, elegante nel portamento, ha studiato danza per parecchi anni. So che ama molto la sua città natale, Mantova, e credo che con la stessa intensità ami il teatro. Ha frequentato un corso per attori alla Scuola d'Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano, un corso di recitazione per il doppiaggio al Centro Teatro Attivo di Milano, un seminario di recitazione per la fiction televisiva e ha recitato con l'Accademia Francesco Campogalliani di Mantova, con i Guitti di Brescia e con il Teatro Stabile del Veneto. Ora è approdata qui da noi, nel vaso di Pandora, e la cosa ci piace molto. L'autore, come già anticipato, è Gabriel José de la Concordia García Márquez, classe 1927, scrittore e giornalista colombiano. Ovviamente tutti lo conosciamo come premio Nobel per la letteratura nel 1982. È considerato il maggiore esponente del cosiddetto realismo magico in narrativa ed è uno degli autori latinoamericani più letti degli ultimi 30 anni. I suoi romanzi più famosi? Posso citarne alcuni, magari posso nominare Cent'anni di solitudine, oppure Cronaca di una morte annunciata, L'amore ai tempi del colera, Il generale nel suo labirinto e via avanti, ce ne sono veramente tanti. Qui la sua prosa è ricchissima, immaginifica, amara e anche ironica, anima una struttura complessa e articolata, con intrecci costanti tra realtà e fantasia, e assolutamente una padronanza incredibile nel gestire allegorie e altri strumenti di tecnica narrativa. Invece, nei racconti, forse è il passo cadenzato, costante, inesorabile, a tenere inchiodato il lettore più che la trama.
Il racconto che Silvia leggerà per noi si intitola «Sono venuta solo per telefonare» e fa parte di una raccolta dal titolo 12 racconti raminghi, pubblicata in Italia nel 92 negli Oscar Mondadori. Sono racconti particolari. Nell'introduzione l'autore li presenta in questo modo. I 12 racconti di questo libro sono stati scritti nel corso degli ultimi 18 anni. Prima della loro forma attuale, 5 sono stati articoli di giornale e sceneggiature cinematografiche e uno è stato un serial televisivo. Un altro lo raccontai 15 anni fa durante un'intervista registrata e l'amico cui l'avevo raccontato poi lo trascrisse e lo pubblicò. E adesso l'ho riscritto a partire da quella versione. È stata una strana esperienza creativa che merita di essere spiegata, anche solo perché i bambini che da grandi vogliono diventare scrittori sappiano fin d'ora quanto è insaziabile e corrosivo il vizio di scrivere. Ebbene sì, nelle pagine successive lo spiega un po' meglio e aggiunge che sono racconti raminghi perché hanno viaggiato molto dalla scrivania al cassetto e viceversa, oltre che aver visto gran parte del mondo. Per quanto riguarda noi, ci addentriamo in punta di piedi grazie a Silvia Ruberti in una di queste 12 storie, ovvero Sono venuta solo per telefonare. Buon ascolto. In un pomeriggio di piogge primaverili, mentre viaggiava da sola verso Barcellona guidando un'automobile a Nolo, Maria della Luz Cervantes si ritrovò bloccata nel deserto dei Monegros. Era una messicana di 27 anni, graziosa e seria, che anni prima aveva avuto una certa fama come attrice di varietà. Era sposata con un prestigiatore da salotto che stava per raggiungere quel giorno, reduce da una visita a certi parenti di Saragozza. Dopo un'ora di segnali disperati, le automobili e i camion da carico che passavano veloci nel temporale, il conducente di un autobus conquassato ebbe pietà di lei. L'avvertì comunque che non andava molto lontano. «Non importa», disse Maria. «L'unica cosa di cui ho bisogno è un telefono». Era vero. Ne aveva bisogno solo per avvisare il marito che non sarebbe arrivata prima delle 7 di sera. Sembrava un uccellino fradicio, con un soprabito da studente e i sandali da spiaggia in aprile, ed era così confusa per via del guasto che dimenticò di prendere le chiavi dell'automobile. Una donna, che viaggiava accanto al conducente, dall'aspetto militare ma dai modi dolci, le diede un asciugamano e una coperta e le fece posto vicino a sé. Dopo essersi asciugata un po', Maria si sedette, si avvolse nella coperta e cercò di accendersi una sigaretta, ma i fiammiferi erano bagnati. La vicina di posto le offrì del fuoco e le chiese una delle poche sigarette che le rimanevano asciutte. Mentre fumavano, Maria cedette all'ansia di sfogarsi e la sua voce riecheggiò più forte della pioggia e del tremestio dell'autobus. La donna la interruppe con l'indice sulle labbra. «Sono addormentate», mormorò. Maria guardò da sopra la spalla e vide che l'autobus era occupato da donne di età incerte e di condizioni diverse, che dormivano avvolte in coperte uguali alla sua. Contagiata dalla loro quiete, Maria si rannicchiò sul sedile e si abbandonò al rumore della pioggia. Quando si svegliò, era notte fonda e l'acquazzone si era dissolto in una pioviggine gelida. Non aveva la minima idea di quanto tempo avesse dormito, né di dove si trovassero nel mondo. La sua vicina di posto stava allerta. «Dove siamo?» le domandò Maria. «Siamo arrivate», rispose la donna. L'autobus stava entrando nel cortile acciottolato di un edificio enorme e cupo, che sembrava un vecchio convento in un bosco di alberi colossali. Le passeggere, fiocamente illuminate da un lampione del cortile, rimasero immobili finché la donna, dall'aspetto militare, non le fece scendere con una serie di ordini elementari, come in un asilo infantile. Tutte erano anziane e si muovevano con tale parsimonia nella penombra del cortile che sembravano figure di un sogno. Maria, l'ultima a scendere, pensò che fossero monache. Lo pensò di meno quando vide diverse donne in uniforme che le accoglievano all'uscita dell'autobus e riparavano loro la testa con le coperte perché non si bagnassero e le disponevano in fila indiana, guidandole senza parlare, con schiocchi di mano ritmici e perentori. Dopo aver salutato la sua vicina di posto, Maria volle restituirle la coperta, ma lei le disse di ripararsi la testa per attraversare il cortile e di restituirla in portineria. «Ci sarà un telefono?» le domandò Maria. «Naturalmente», disse la donna. «Glielo indicheranno lì». Chiese a Maria un'altra sigaretta e lei le diede il resto del pacchetto bagnato.
Per strada si asciugheranno, le disse. La donna le fece un saluto con la mano, stando sul predellino, e quasi le gridò: buona fortuna! L'autobus partì subito, senza lasciarle altro tempo. Maria prese a correre verso l'entrata dell'edificio. Una guardiana cercò di fermarla con un energico schiocco di mani, ma dovette ricorrere a un grido imperioso. «Ferma, ho detto!» Maria guardò da sotto la coperta e vide un paio di occhi di gelo e un indice inappellabile che le indicò la fila. Obbedì. E poi, nell'atrio dell'edificio, si separò dal gruppo e domandò al portinaio dove c'era un telefono. Una delle guardiane la fece tornare in fila con qualche pacca sulla schiena, mentre le diceva con modi dolcissimi: «Di qua, bella, di qua c'è un telefono». Maria proseguì con le altre donne lungo un corridoio tenebroso e infine entrò in un dormitorio dove le guardiane ritirarono le coperte e presero ad assegnare i letti. Una donna diversa, che a Maria sembrò più umana e gerarchicamente più in alto, percorse la fila confrontando una lista con i nomi che le donne appena arrivate avevano scritto su un cartoncino cucito alla blusa. Quando arrivò davanti a Maria, si stupì che non avesse il suo segno di identificazione. È che io sono venuta solo per telefonare, le disse Maria. Le spiegò di gran fretta che la sua automobile aveva avuto un guasto lungo la strada. Il marito, che era un mago per le feste private, stava aspettandola a Barcellona, dove aveva 3 impegni fino a mezzanotte, e voleva avvertirlo che non avrebbe fatto in tempo ad accompagnarlo. Erano quasi 7. Lui sarebbe uscito di casa di lì a 10 minuti e lei temeva che annullasse tutto per il suo ritardo. La guardiana sembrò ascoltarla con attenzione. «Come ti chiami?» Maria le disse il suo nome con un sospiro di sollievo, ma la donna non lo trovò dopo aver ricontrollato la lista più volte. Lo domandò allarmata a una guardiana e questa, senza dire nulla, scrollò le spalle. «È che io sono venuta solo per telefonare», disse Maria. «Certo, tesoro», le disse la direttrice, guidandola verso il suo letto con una dolcezza troppo ostentata per essere reale. «Se ti comporti bene, potrai telefonare a chi vorrai. Ma adesso no. Domani». Qualcosa accadde allora nella mente di Maria che le fece capire perché le donne dell'autobus si muovevano come in fondo ad un acquario. In realtà, erano sotto l'effetto di tranquillanti e quel palazzo in ombra con grossi muri di pietra e scale gelide era di fatto un ospedale per malate di mente. Spaventata, fuggì di corsa dal dormitorio e prima di arrivare al portone, una guardiana gigantesca in tuta da meccanico la acchiappò con un'artigliata e la immobilizzò a terra con una presa magistrale. Maria la guardò di sbieco, paralizzata dal terrore. «Per l'amor di Dio», disse. le giuro sulla buon'anima di mia madre che io sono venuta solo per telefonare». Le bastò vedere la faccia per sapere che non esisteva supplica possibile davanti a quell'energumena in tuta che chiamavano Erculina per la sua forza incredibile. Si occupava dei casi difficili e 2 recluse erano morte strangolate dal suo braccio da orso polare addestrato nell'arte di ammazzare per negligenza. Il primo caso si era risolto come un incidente comprovato. Il secondo era stato meno chiaro ed Erculina era stata ammonita e avvisata che la prossima volta si sarebbe inquisito a fondo su di lei. La versione corrente era che quella pecorella smarrita di una famiglia dal nome altisonante avesse una torbida carriera di incidenti sospetti in diversi manicomi della Spagna. La prima notte, affinché Maria si addormentasse, dovettero iniettarle un sonnifero. Prima dell'alba, quando la svegliò la voglia di fumare, era legata per i polsi e le caviglie alle sbarre del letto. Nessuno accorse alle sue grida. Al mattino, mentre a Barcellona il marito non scopriva alcuna sua traccia, dovettero portarla all'infermeria perché l'avevano trovata priva di sensi nel pantano delle sue stesse miserie. Non seppe quanto tempo fosse trascorso allorché tornò in sé, ma già il tempo era un ristagno d'amore e davanti al suo letto c'era un vecchio monumentale con un'andatura da plantigrado e un sorriso tranquillizzante che con 2 gesti abili le restituì la gioia di vivere. Era il direttore dell'ospedale. Prima di dirgli alcunché, senza neppure salutarlo, Maria gli chiese una sigaretta.
Lui gliela porse accesa e le regalò il pacchetto quasi pieno. Maria non riuscì a reprimere le lacrime. «Approfittane ora per piangere quanto vuoi», le disse il medico, con una voce ninnante. «Non c'è rimedio migliore delle lacrime». Maria si sfogò senza pudore, come non era mai riuscita a fare con i suoi amanti casuali nel tedio del dopo l'amore. Mentre l'ascoltava, il medico la pettinava con le dita, le sistemava il guanciale affinché respirasse meglio, la guidava lungo il labirinto della sua indecisione con una saggezza e una dolcezza che lei non si era mai sognata. Era per la prima volta nella sua vita il miracolo di essere capita da un uomo che l'ascoltava con tutta l'anima, senza aspettare la ricompensa di mettersi a letto con lei. Al termine di una lunga ora, sfogatasi a fondo, gli chiese l'autorizzazione di telefonare al marito. Il medico si raddrizzò con tutta la maestà del suo rango. «Non ancora, carissima», le disse, facendole sulla guancia il buffetto più tenero che mai le avessero fatto. «Ogni cosa a suo tempo». Le diede una benedizione episcopale dalla soglia e scomparve per sempre. «Abbi fiducia in me», le disse. Quello stesso pomeriggio Maria fu registrata all'ospedale con un numero di matricola e con un commento superficiale sull'enigma della sua provenienza e i dubbi della sua identità. In margine c'era pure una notazione scritta di pugno del direttore. Agitata. Come Maria aveva previsto, il marito uscì dal loro appartamento del quartiere di Orta con mezz'ora di ritardo per tener fede ai suoi 3 impegni. Era la prima volta che lei non arrivava per tempo, in quasi 2 anni di un'unione libera ben concertata, e lui si spiegò al ritardo con la ferocia delle piogge che devastarono la provincia in quel fine settimana. Prima di uscire, lasciò un messaggio attaccato alla porta con l'itinerario di quella sera. Alla prima festa, con tutti i bambini travestiti da canguri, eliminò il trucco spettacolare dei pesci invisibili, perché non poteva farlo senza l'aiuto di lei. Il secondo impegno era a casa di una vecchia di 93 anni, su seggiola a rotelle, che si vantava di avere festeggiato ognuno dei suoi ultimi 30 compleanni con un mago diverso. Lui era così contrariato dal ritardo di Maria che non riuscì a concentrarsi nei giochi più semplici. Il terzo impegno era quello di ogni sera in un caffè concerto delle Ramblas, dove si esibì senza ispirazione per un gruppo di turisti francesi che non credettero in quel che vedevano perché si rifiutavano di credere nella magia. Dopo ogni spettacolo telefonò a casa e attese senza illusioni che Maria rispondesse. Alla fine non riuscì più a reprimere il presentimento che fosse successo qualcosa di brutto. Di ritorno a casa, sul camioncino adattato per le rappresentazioni pubbliche, vide lo splendore della primavera sulle palme del Paseo de Gracia e rabbrividì al pensiero funesto di come avrebbe potuto essere la città senza Maria. L'ultima speranza svanì non appena trovò il suo messaggio ancora attaccato alla porta. Era così contrariato che si dimenticò di dar da mangiare al gatto. Solo ora che lo scrivo mi rendo conto che non ho mai saputo come si chiamava in realtà, perché a Barcellona lo conoscevamo solo col suo nome di lavoro, Saturno il Mago. Era un uomo dal carattere strano e con una goffaggine sociale irrimediabile, ma il tatto e il garbo di cui scarseggiava abbondavano in Maria. Era lei a guidarlo per mano in questa comunità di grandi misteri, dove nessuno sarebbe passato per la testa di telefonare a qualche conoscente dopo la mezzanotte per domandare della propria moglie. Saturno l'aveva fatto quando era arrivato da poco e non voleva ricordarsene, sicché quella notte si limitò a telefonare a Saragozza, dove una nonna semi addormentata gli rispose senza inquietarsi che Maria era partita dopo il pranzo. Non dormì che un'ora all'alba. Fu un sonno pantanoso durante il quale vide Maria con un vestito da sposa a brandelli e spruzzato di sangue e si svegliò con la certezza spaventosa che l'aveva di nuovo lasciato solo e ora per sempre nel vasto mondo senza di lei. L'aveva fatto 3 volte con 3 uomini diversi, lui incluso, negli ultimi 5 anni. L'aveva abbandonato a Città del Messico dopo 6 mesi che si conoscevano, quando agonizzavano di felicità con un amore demente in una stanza di servizio di Colonia Azzurres. Una mattina Maria non era più in casa, dopo una notte di abusi inconfessabili. Aveva lasciato tutto quanto era suo,
persino l'anello del matrimonio precedente e una lettera in cui diceva che non era capace di sopravvivere al tormento di quell'amore folle. Saturno aveva pensato che fosse tornata dal primo marito, un compagno delle scuole medie con cui si era sposata di nascosto essendo ancora minorenne, e che aveva abbandonato per un altro dopo 2 anni senza amore. Ma no, era tornata a casa dei genitori. E lì Saturno era andata a cercarla a qualsiasi prezzo. L'aveva supplicata senza condizioni, le aveva promesso molto più di quanto fosse deciso a mantenere, ma si era scontrato con una risoluzione irremovibile. «Ci sono amori brevi e ci sono amori lunghi», gli aveva detto lei, e aveva concluso senza misericordia. «Questo è stato breve». Lui si era arreso davanti al suo rigore. Tuttavia, una mattina di ogni santi, mentre se ne tornava nella sua camera di orfano, dopo quasi un anno di oblio, l'aveva trovata che dormiva sul divano del salotto con la corona di zagare e il lungo strascico di crespo delle spose vergini. Maria gli aveva raccontato la verità. Il nuovo fidanzato, vedovo, senza figli, con la vita organizzata e il desiderio di sposarsi per sempre in chiesa, l'aveva lasciata vestita ad aspettarlo davanti all'altare. I suoi genitori avevano deciso di fare comunque la festa. Lei aveva secondato il gioco. Aveva ballato, cantato, bevuto a oltranza. E in un terribile stato di rimorsi tardivi, a mezzanotte, era andata a cercare Saturno. Non era in casa, ma aveva trovato le chiavi nel vaso di fiori del corridoio, dove le nascondevano sempre. Questa volta era stata lei ad arrendersi senza condizioni. «E adesso? Fin quando?» le aveva domandato lui. Lei gli aveva risposto con un verso di Vinicius de Moraes: «L'amore è eterno finché dura». 2 anni dopo, era ancora eterno. Il lunedì della settimana successiva, la compagnia di assicurazioni dell'automobile noleggiata telefonò a casa per domandare di Maria. «Non so nulla», disse Saturno. «Cercatela a Saragozza». E riattaccò. Una settimana dopo, un poliziotto si presentò con la notizia che avevano trovato l'automobile ridotta all'osso, in una scorciatoia vicino a Cadice, a 900 chilometri dal posto in cui Maria l'aveva abbandonata. La gente voleva sapere se lui conosceva maggiori dettagli del furto. Saturno stava dando da mangiare al gatto e lo guardò appena per dirgli senza tante perifrasi di non star lì a perdere tempo, perché sua moglie se n'era scappata di casa e lui non sapeva con chi né dove. Era tale la sua convinzione che la gente si sentì a disagio e gli chiese scusa per le sue domande. Il caso fu dichiarato chiuso. Di lì a 2 mesi, Maria non si era ancora abituata alla vita della casa di cura. Sopravviveva sboccoccellando appena il vito del carcere, con le posate fissate al tavolo di legno grezzo e lo sguardo puntato sulla litografia del generale Francisco Franco, che presiedeva la lugubre mensa medievale. All'inizio poneva resistenza alle ore canoniche, con la loro consueta serie sciapa di mattutini, laudi, vespri e altri uffizi di chiesa che prendevano la maggior parte del tempo. Rifiutava di giocare a palla nel cortile della ricreazione e di lavorare nel laboratorio dove un gruppo di recluse fabbricava fiori artificiali con una diligenza frenetica. Ma a partire dalla terza settimana, a poco, si inserì nella vita del convento. In fin dei conti, dicevano i medici, tutte cominciavano così e prima o poi finivano per integrarsi nella comunità. La cosa più dura, però, era la solitudine delle notti. Molte recluse rimanevano sveglie nella penombra, come lei, ma senza far nulla, perché anche la guardiana notturna vegliava davanti al portone chiuso con catenaccio e lucchetto. Una notte, comunque, oppressa dall'angoscia, Maria domandò con voce sufficiente per farsi udire dalla sua vicina di letto: «Dove siamo?» La voce grave e lucida della vicina le rispose: «Nei profondi inferni». «Dicono che questa sia terra di Mori», disse un'altra voce distante che risuonò nello spazio del dormitorio. «E deve essere vero, perché d'estate, quando c'è luna, si sentono i cani che abbaiano al mare». Si udì il catenaccio nei suoi anelli come l'ancora di un galeone. E la porta si aprì. Il Cerbero, unica creatura che sembrasse viva nel silenzio repentino, cominciò ad aggirarsi da un'estremità all'altra del dormitorio. Maria si rattrappì. E solo lei sapeva perché.
Fin dalla prima settimana all'ospedale, la sorvegliante notturna le aveva proposto, senza perifrasi, di dormire con lei nella guardiola. Aveva iniziato con un tono da trattativa concreta, baratto d'amore per sigarette, cioccolatini, qualsiasi cosa. «Avrai tutto», le diceva tremebonda, «sarai la regina». Dinanzi al rifiuto di Maria, la guardiana aveva mutato metodo. Le lasciava biglietti d'amore sotto il guanciale, nelle tasche della vestaglia, nei posti più impensati. Erano messaggi di un'urgenza straziante, capace di impietosire le pietre. La notte in cui accadde l'incidente del dormitorio, era da oltre un mese che lei sembrava rassegnata alla sconfitta. Quando fu convinta che tutte le recluse dormivano, la guardiana si avvicinò al letto di Maria e le mormorò all'orecchio ogni sorta di oscenità tenere, mentre le baciava il viso, il collo rigido di terrore, le braccia febbrili, le gambe spossate. Infine, forse credendo che la paralisi di Maria non fosse per paura ma per compiacenza, si azzardò a spingersi oltre. Maria le mollò loro un colpo col rovescio della mano che la spinse contro il letto vicino. La guardiana si raddrizzò furibonda in mezzo allo scandalo delle recluse in schiamazzo. «Ah, figlia di puttana! Marciremo insieme in questo porcile finché non sarai pazza di me!» gridò. L'estate arrivò, senza preavviso, la prima domenica di giugno, e si dovettero prendere misure di emergenza, perché durante la messa le recluse soffocate cominciavano a togliersi le palandrane di stamigna. Maria assistette divertita allo spettacolo delle malate nude che le guardiane rincorrevano per le navate come galline cieche. In mezzo alla confusione cercò di proteggersi dai colpi a mansalva e, senza sapere come, si ritrovò sola in un ufficio abbandonato e con un telefono che squillava senza tregua con un suono supplichevole. Maria rispose senza pensarci e udì una voce lontana e sorridente che si divertiva imitando il servizio telefonico dell'ora esatta. «Sono le ore 45, 92 minuti e 107 secondi». «Finocchio», disse Maria e riattaccò divertita. E già se ne andava, quando si accorse che stava lasciandosi sfuggire un'occasione irripetibile. Allora compose un numero di 6 cifre con tanta tensione e tanta fretta che non fu sicura che fosse il suo numero di casa. Attese col cuore impazzito, udì lo squillo familiare col suo tono avido e triste. Una volta, due, tre. E udì infine la voce dell'uomo della sua vita nella casa senza di lei. «Pronto?» Dovette aspettare che passasse il groppo le lacrime che le si formò in gola. «Coniglietto, vita mia!» sospirò. Le lacrime la sopraffecero. Dall'altra parte del filo ci fu un breve silenzio di terrore e la voce accesa dalla gelosia sputò la parola. «Puttana!» e subito riappese. Quella sera, in una crisi di frenesia, Maria staccò dal refettorio la litografia del generalissimo. La scagliò con tutte le sue forze contro la vetrata del giardino e crollò a terra bagnata di sangue. Ebbe ancora abbastanza ira per affrontare i guardiani che tentarono di piegarla senza riuscirci, finché non vide Erculina dritta nel vano della porta, con le braccia conserte che la guardava. Si arrese. Ciò malgrado, la trascinarono fino al padiglione delle pazze furiose. L'annichilirono con un getto d'acqua gelida e le iniettarono trementina nelle gambe. Incapace di camminare per l'infiammazione sopraggiunta, Maria si rese conto che non c'era nulla al mondo che non fosse in grado di fare, pur di fuggire da quell'inferno. La settimana successiva, ormai tornata nel dormitorio, si alzò in punta di piedi e bussò alla cella della guardiana notturna. Il prezzo di Maria, da lei preteso in anticipo, fu di portare un messaggio a suo marito. La guardiana accettò, purché l'affare rimanesse nel più assoluto segreto, e le puntò contro un indice inesorabile. «Se si dovesse venire a sapere, ti ammazzo!» E così Saturno, il mago, si recò all'ospedale delle pazze il sabato successivo, col suo camioncino da circo preparato per festeggiare il ritorno di Maria. Il direttore in persona lo ricevette nel suo ufficio, pulito e ordinato come una nave da guerra, e gli fece un resoconto affettuoso sulle condizioni di sua moglie. Nessuno sapeva da dove fosse arrivata, né come né quando, perché il primo dato sul suo ingresso era la registrazione ufficiale dettata da lui dopo averle parlato.
Una ricerca avviata nello stesso giorno non aveva portato a nulla. Comunque, quel che più incuriosiva il dottore era come Saturno aveva saputo dove era finita sua moglie. Saturno protesse la guardiana. «Sono stato informato dalla compagnia di assicurazioni dell'automobile», disse. Il direttore annuì, compiaciuto. «Non so come facciano le assicurazioni a sapere tutto», disse. Diede un'occhiata allo scartafaccio che aveva sulla scrivania d'ascete e concluse. «L'unica cosa sicura è la gravità delle sue condizioni». Era disposto ad autorizzare una visita con le debite precauzioni se Saturno il mago gli prometteva, per il bene della moglie, di attenersi al comportamento che lui gli avrebbe indicato. Soprattutto quanto al modo di trattarla, per evitare che ricadesse nelle sue crisi di ira sempre più frequenti e pericolose. «È strano», disse Saturno. «È sempre stata una testa matta, ma sapeva controllarsi». Il medico fece un gesto da saggio. «Ci sono comportamenti che rimangono latenti per molti anni e un bel giorno esplodono», disse. «Comunque, è una fortuna che sia finita qui, perché siamo specialisti in casi che richiedono una mano dura». Infine, lo avvertì della strana ossessione di Maria per il telefono. «La secondi», disse. «Stia tranquillo, dottore», disse Saturno con un'aria allegra. «È la mia specialità». La sala per le visite, miscuglio di carcere e di confessionale, era l'antico parlatorio del convento. L'entrata di Saturno non fu l'esplosione di gioia che entrambi avrebbero potuto aspettarsi. Maria era in piedi in mezzo alla sala, accanto a un tavolino con due seggiole e un vaso da fiori senza fiori. Si vedeva che era pronta ad andarsene, col suo misero soprabito color fragola e certe scarpe sordide che le avevano prestato per carità. In un angolo, quasi invisibile, c'era Erculina con le braccia conserte. Maria non si mosse quando vide entrare il marito, né lasciò trasparire emozione alcuna sul viso ancora spruzzato dallo scempio della vetrata. Si diedero un bacio abitudinario. «Come stai?» le domandò lui. «Felice che tu sia finalmente arrivato, coniglietto. È stato come morire». Non ebbero il tempo di sedersi. Soffocata dalle lacrime, Maria gli raccontò le miserie del chiostro, la barbarie delle guardiane, il vito da cani, le notti interminabili senza chiudere gli occhi per il terrore. «Non so più da quanti giorni sono qui o mesi o anni, ma so che ognuno è stato peggiore dell'altro», disse, e sospirò con tutta l'anima. «Credo che non sarò più la stessa. Ora è passato tutto», disse lui, accarezzandole con la punta delle dita le cicatrici recenti sul viso. Io continuerò a venire tutti i sabati e anche di più se il direttore me lo permette. Vedrai che tutto finirà benissimo». Lei fissò gli occhi atterriti nei suoi occhi. Saturno tentò tutte le sue arti da salotto. Le raccontò col tono puerile delle grosse bugie, una versione edulcorata dei pronostici del medico. «In sintesi», concluse, «ti manca ancora qualche giorno per riprenderti completamente». Maria capì la verità. «In nome di Dio, coniglietto, non crederai pure tu che io sono pazza?» «Ma cosa vai a pensare?» disse lui cercando di ridere. Il fatto è che sarà molto meglio per tutti se rimarrai qui ancora un po', in condizioni migliori, naturalmente». Ma se ti ho già detto che ci sono venuta solo per telefonare», ripeté Maria. Lui non seppe come reagire dinanzi a quell'ossessione temibile. Guardò Erculina. Questa ne approfittò per indicargli sul suo orologio da polso che era tempo di mettere fine alla visita. Maria colse il cenno. Si guardò alle spalle e vide Erculina nella tensione dell'assalto imminente. Allora si aggrappò al collo del marito gridando come una vera pazza. Lui se la tolse di dosso con tutto l'amore che gli fu possibile e la lasciò alla mercé di Erculina, che con un balzo si fece avanti.
Senza darle il tempo di reagire, la serrò con la mano sinistra, le passò l'altro braccio di ferro intorno al collo e gridò a Saturno il mago: «Se ne vada!» Saturno fuggì via impaurito. Tuttavia, il sabato successivo, ormai ripreso dallo spavento della visita, tornò alla casa di cura col gatto vestito come lui, la maglia rossa e gialla del gran leotarda, la bombetta e un ampio mantello che sembrava che servisse per volare. Entrò col camioncino da fiera fino al cortile del chiostro e lì si esibì in uno spettacolo prodigioso di quasi 3 ore che le recluse si godettero dai balconi con grida dissonanti e ovazioni inopportune. C'erano tutte, meno Maria, che non solo rifiutò di ricevere il marito, ma addirittura di vederlo dai balconi. Saturno si sentì ferito a morte. «È una reazione tipica», lo consolò il direttore. «Passerà!» Ma non passò mai. Dopo aver tentato molte volte di rivedere Maria, Saturno fece l'impossibile perché accettasse una sua lettera, ma fu inutile. 4 volte la restituì chiusa e senza commenti. Saturno si arrese, ma continuò a lasciare nella portineria dell'ospedale le razioni di sigarette, senza neppure sapere se arrivavano fino a Maria, finché non lo sopraffece la realtà. Non si seppe mai più nulla di lui, tranne che si risposò e che fece ritorno al suo paese. Prima di andarsene da Barcellona, lasciò il gatto mezzo morto di fame a una fidanzatina casuale che si impegnò pure a portare sempre le sigarette a Maria. Ma anche lei sparì. Rosa Regas ricordava di averla vista ai grandi magazzini del Corte Inglese 12 anni fa, con la testa rapata e la palandrana arancione di una seta orientale e vistosamente incinta. Lei le raccontò che aveva continuato a portare le sigarette a Maria ogni volta che aveva potuto e a risolverle alcuni bisogni imprevisti, fino al giorno in cui si era ritrovata davanti le macerie dell'ospedale, demolito come un brutto ricordo di quei tempi ingrati. Maria le era sembrata lucidissima l'ultima volta che l'aveva vista, un po' in sovrappeso e contenta della pace del chiostro. Quel giorno le aveva portato anche il gatto perché ormai erano finiti i soldi che Saturno le aveva lasciato per dargli da mangiare. E rientriamo un po' sgomenti nel vaso di Pandora. Aggiungiamoci anche un mezzo brivido, anche un po' di più, almeno per quanto mi riguarda. Forse la questione follia ci tocca molto più da vicino di quello che possiamo pensare. E se vi fosse venuta voglia di affrontare i restanti 11 racconti di Márquez, allora vi consiglio di recuperare i 12 racconti raminghi e procedere con la lettura. Secondo me ne vale la pena. A me non resta altro da fare se non ringraziare Silvia Ruberti per aver insistito con me affinché inserissi questo racconto nel vaso di Pandora e anche per avergli dato voce e vibrazioni, oltre che per essere parte di Pandora, ovviamente. Grazie a IPN, Italian Podcast Network, e a Simone Pizzi, il nostro editor di fiducia che veglia su ogni puntata di Pandora, grazie al cielo. Grazie a voi che ci ascoltate con tanta attenzione e tanto affetto. E un grazie ancora più grande se ci state votando al European Podcast Award, il concorso europeo dedicato ai podcast, perché ci aiutate a scalare la classifica e ormai mancano pochi giorni allo stop delle votazioni. Quindi continuate, continuate e continuate, anche perché è facilissimo. Dalla home page del blog di Pandora potete cliccare sulla cartolina logo del concorso, è quella che trovate inizio pagina a destra del monitor, e potrete entrare direttamente nella pagina dedicata a noi e votare Pandora con un paio di click. Semplicissimo, fidatevi.
Noi contiamo su di voi. Ultimissimo reminder: sabato 19 gennaio uscirà l'LP's Non è una storia, numero 6. Visto che per l'appuntamento di dicembre l'ho voluto sostituire con la mia storia di Natale 12 rintocchi. Tra l'altro sono felicissima che vi sia piaciuta. Picco di ascolti incredibile, un vero regalo, grazie mille. E per quanto riguarda le storie del vaso di Pandora, ci ritroviamo qui sabato 2 febbraio 2013 con un nuovo autore, una nuova storia, una nuova voce. Da non perdere, poco ma sicuro. A presto, Fox.